Caloroso buon giovedì 20 luglio 2017 da Beatrice Crisci, queste le audio news di Onda Web TV. Un doppio appuntamento nel segno della musica d'autore alla Reggia Design Outlet per Moda Musica 2017. Venerdì 21 luglio dalle 18.30 alle 22 in Piazza delle Palme aprirà la live performance Pietro Condorelli con il progetto Jazz Ideas e Song, una serie di composizioni originali, di classici e di grandi riletture piene di citazioni non solo jazz. Subito dopo l'esibizione di Pietro Condorelli, la serata continua con il concerto di Peppe Servillo e Solis String Quartet. Il Casavecchia Wine Festival a Ponte Latone in quest'ultimo fine settimana. Il Casavecchia Wine Festival a Ponte Latone nel prossimo fine settimana. Nelle giornate di sabato e domenica, degustazioni, area food, spazio cultura, convegni e ancora biodiversità, laboratori del gusto e gemellaggi. È la terza edizione e a promuoverla è sempre la condotta Slow Food Volturno con il patrocinio del Comune e dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Ma non solo vino a Ponte Latone, ma anche cibo per la mente. Palazzo Galpiani ospiterà al primo piano l'esposizione Ex Vite Vita, Casavecchia Stories, con i lavori di Peppe Ferraro, Battista Marello e Giovanni Tariello, a cura di Enzo Battarra. Nello stesso edificio, al primo piano, verrà presentata Città Cruda, a cura di Pierluigi Ciarmiello, un'installazione di arte multimediale realizzata dal fotografo Giovanni Izzo e dall'architetto Raffaele Cutillo. Tutta la parte grafica è curata da Domenico Di Domenico. Quest'anno in spiaggia non va portato solo il solare, ma anche un buon libro. E quello più in tema è sicuramente Vamos a la Playa, il volume sulla fenomenologia del Righeira, moderno scritto da Christian De Julis e illustrato da Giancarlo Covino. A Caserta sarà la Feltrinelli di Corso Trieste ad ospitare la presentazione, proprio domani, venerdì 21 luglio alle ore 18. Interverranno i due architetti autori, il moderatore sarà il giornalista culturale Enzo Battarra. Ed è tutto da Beatrice Crisci, un più che caloroso saluto, ulteriori approfondimenti su onlawabtv.it.